Personalizzato. Contemporaneità significa io oggi esprimo questa mia idea. L'hanno fatto agli inizi degli anni 30, degli anni 20, degli anni 50. Contemporaneità significa esprimersi oggi per domani. Bisogna avere sempre un pizzico di follia e tanta curiosità. Lui non scrive per nessuno se non conosce. Il valore di un artista non è tutto quello che c'è attorno a lui, in lui, è il lavoro. Il lavoro è quello che determina la tua mediocrità, la tua grandezza, la tua originalità, la tua estrosità, la tua, chiamala quella che vuoi. Quello che è importante è proprio questo, avere sempre questo spirito, innanzitutto critico, ma soprattutto quello di rapportarsi con l'altro, quello di confronto, di dialogo soprattutto, e poi anche la grande qualità di essere umile, l'umiltà, nel senso non sappiamo mai tutto, impariamo sempre. Questa architettura che tu indossi, questa scultura architettura, che la costruisci con questo qui, e dove anche questi due costruiscono una forma completamente diversa. Perché singolarmente è una cosa. Però se ne mettiamo due, arrivaci, ci deve arrivare. Ecco la progettualità che è importante, però viene verificata con la terza dimensione, perché nel segno c'è il, come dire, un ruffiano del segno, cioè l'effetto del segno, ma quello che fa verifica la tridimensionalità, l'indossabilità, l'efficacia del disegno, dell'idea. Nel segno, che bello, è moderno, bello. Poi magari non lo puoi indossare, oppure tutt'altra cosa, ma è finito. Concludiamo con queste parole. Il Gioello contemporaneo esprime un'epoca. Il Gioello contemporaneo rappresenta, ma il Gioello contemporaneo è legato alla persona. Il Gioello è qualcosa che bisogna indossare. Lo si sceglie o lo si fa costruire su se stesso. Lavorare, lavorare e ancora lavorare, confrontarsi, vedere insieme, sentire i suggerimenti di quell'altro, non abbattersi, non montarsi la testa, e se
Un obiettivo non si raggiunge subito, forza per raggiungere quello successivo. Questo è molto molto importante.